Ok, per fortuna sembra essere di buon umore, sembra che vada di uscire, speriamo bene. Lo sai che la mamma ha portato una cosa bellissima da utilizzare al parco? Brava Matti, sta imparando a bere anche dalle cannucce fatte così. Io lo so che cosa sta facendo, beh, non è niente di buono in questo momento. Matti, ma proprio adesso! Buongiorno a tutti! Oggi c'è una giornata super super soleggiata, davvero c'è un tempo fantastico e infatti sto pensando di svegliare Mati e di portarla fuori a fare una passeggiata per sfruttare un po' la giornata, anche perché ieri pioveva, domani probabilmente sarà nuvoloso, insomma dobbiamo assolutamente cogliere l'attimo e andare oggi. Oggi ho scelto cosa farle indossare, però appunto Mati sta ancora dormendo e spero si svegli dell'umore giusto, perché sapete che Mati è un po' capricciosa e a volte non c'è proprio modo di ribaltare la situazione. Se lei non vuole fare una cosa si punta e non la fa, quindi speriamo che abbia molta voglia di uscire e niente, adesso aspettiamo che si svegli e poi ci prepariamo. Oh, finalmente! Ma che c'è qui? Un piccolo terremoto che sta allontanando malamente tutte le coperte. Matti, buongiorno! Finalmente ti sei svegliata, amore! Ciao. Sei svegliata? Col ciuccio. Matti non dorme sempre col ciuccio, però ieri sera era una richiesta e quindi eccolo qui. Polpetta, adesso basta ciuccio però. Adesso ci prepariamo, sai dove voleva andare la mamma? Lo sai? Voleva portarti fuori. Fuori? Sei contenta, amore? C'è un sole stupendo. Ok, per fortuna sembra essere di buon umore. Sembra che vada di uscire, speriamo bene. Mettiamo un bel vestitino primaverile per uscire. Che dici? Sì, è grande. Grande, grande giusto per te, Matti. Grande per Matti. Grande giusto per Matti, sì. Oh, e Bubu? Bubu ce l'ha già il vestito, vero? La sua tutina? Dai, dai che andiamo Matti, altrimenti qua si fa notte. Prendo la polpetta e vi faccio vedere il suo outfit. Su! Allora, polpettina qui, ha lavato la faccia, le manine, i dentini, adesso sta giocando con la sua salvietta unicorno. Per Matti. Certo, per Mati. Allora, le farò indossare questo body carinissimo a manica lunga con tutti i volant. Secondo me è perfetto per la stagione, voglio sfruttarlo adesso perché poi è troppo caldo per la manica lunga. Poi queste calze al ginocchio, che forse saranno un pochino grandi, però quelle più aderenti che ho non c'entrano niente con il body, quindi direi che utilizziamo quelle. Occhiali da sole perché oggi c'è super sole. Questo fiocco super cute e queste scarpine che secondo me staranno benissimo, comunque vedremo insieme, casomai le metterò quelle simili nere che ha Mati. Aspetta, Matti, Ma mette ok? Vuoi mettere gli occhiali? Sì. Sì, certo, li mettiamo dopo gli occhiali, amore. Da sole, sole. Gli occhiali li mettiamo alla fine però, Matti. Devi aspettare un attimo. No. Allora? Attiva fuori. Sì, Matti va fuori. Sei contenta? Sì. Sì, meno male. Ma farai la brava o mi farai disperare? Brava. La brava? Meno male. Dillo un po' lì. Allora, Matti vi assicura che farà la brava, sei convinta? Speriamo. La mamma spera tanto. Aspetta, ma ti stai ferma. Ok, tutto allacciato, guardate che carina. Adesso sistemiamo qui, allacciamo i bottoncini sotto e poi calze. Giù, Mati. Scarpina numero uno. Spingi bene il piedino, Mati. Bravissima. Sì, secondo me stanno bene anche col bianco, così sono molto molto primaverili. Un bel fiocchetto per Polpettina. Polpettina. Polpettina, ecco qua, perfetto. Ma questi li vuoi tenere o li vuoi mettere? Li mettiamo sulla testolina, non so se ci stanno, vediamo. Vediamo se ci stanno nonostante il fiocco. Sì, volendo ci stanno. Beh, puoi tenerli così oppure possiamo metterli qui oppure puoi tenerli in mano, vediamo un po' qua come stanno, Matti. Salvo. Come stanno qua? Bene, che bello, che stilosa. Oppure puoi tenerli in mano. Beh, io direi che ci siamo. Cosa ne pensate di questo outfit? Fateci sapere nei commenti, vero? Matti, vuoi sapere cosa pensano del tuo outfit? Sì, è un battere forfetta.
Ehi, mi piace l'outfit? Usciamo col passeggino perché comunque Mati è piuttosto pesante da tenere tutto il tempo in braccio. No! Mati, non iniziamo a lamentarci, eh? Allora, nel passeggino ci devi stare per forza. Mati, come previsto, ha già iniziato a lamentarsi. Ma adesso prendiamo su un po' di cose da portare al parco e usciamo subito subito, così lei non si annoia. Riusciamo a sfruttare bene la nostra mattina, vero Polpetta? Comunque, quanto sono belle queste che sbucano dall'ovetto. Mi fanno impazzire. Eccoci qua, finalmente fuori casa. Siamo riuscite a uscire con Polpetta, è sempre un'impresa, tra una cosa e l'altra. Tra l'altro stavamo per uscire, mi ho cambiato di nuovo il pannolino, così adesso sono tranquilla, ho preso qualcosa da mangiare, abbiamo il mega zaino con noi. Dopo vi faccio vedere tutto quello che abbiamo portato. Tortuga. La tartaruga abbiamo portato? Sì, tortuga. Ma che bello, Mati. Una tartarughina su ruote, tra poco vedrete tutto. E poi cosa abbiamo portato ancora? L'unicorno. L'unicorno. Una occhiali. Vuoi mettere gli occhiali, amore? Sì. Ci sta, c'è un sacco di sole. Ecco qua, signorina. Ma che bella, Mati. Così estiva. Sì, questo è il nostro super zaino. È vero, Mati, abbiamo messo tutto il necessario. Mati, fame. No, Mati, dai, non è ancora ora di mangiare. Magari tra una mezz'oretta, un'oretta, mentre siamo fuori. Siamo appena uscite, dai. Comunque è una piccola teppista adorabile, guardate che carina con gli occhiali, mi fa impazzire. Polpettina. Campane a parte, anch'io ho gli occhiali, oggi sono proprio necessari, vi faccio vedere il cielo perché è stupendo. Cioè guardate, non c'è mezza nuvola, è tutto azzurro, stupendo. Matti vuoi biscotti? Biscotti vuoi? Abbiamo portato i cracker in realtà, Matti, hai detto che volevi cracker? Mamma ti ha preso i cracker, ma non è ora di mangiarli adesso. Chi glielo dice? Che bisogna aspettare almeno un pochino? Dai che andiamo. Guarda che abbiamo un sacco di sole, Matti. Meno male che hai gli occhiali. Che sole. E siamo di nuovo in ombra. Io mi sto amaramente pentendo di aver messo il piumino. Infatti penso che lo metterò nello zaino. O il piumino o il golfino leggero qua sotto, perché davvero fa troppo caldo. Ok, allora, per andare al nostro parchetto preferito dobbiamo anche attraversare la strada. Sulle strisce pedonali cerchiamo di non farci investire. Via libera. Siamo arrivate, Matti, sei contenta? Sì. Tra poco potrai scendere dal passeggino, visto che oggi sembra essere un incubo per te stare sul passeggino. Puoi scendere? Adesso scendiamo. Eccoci qua. Perfetto, siamo al parco. Dai che sporchiamo un po' le ruote, così poi la mamma deve pulire tutto quando torniamo a casa. Ok, adesso vi faccio vedere. Guardate un po' che bello. Bello, tranquillo, soleggiato, ma ci sono anche dei punti in ombra. Lo sai che la mamma ha portato una cosa bellissima da utilizzare al parco? Al parco? Al parco, ho portato un telo, così possiamo sederci lì e giocare. Senti, Matti. Matti, vuoi scendere? Adesso ti faccio scendere subito, amore, mi fai prendere il telo? No. Come vi dicevo, quando inizia a fare i capricci poi non ce n'è per nessuno. Adesso mi spiccio a tirare fuori il telo dallo zaino, così ci accampiamo, stile campeggio. Guardate un po', ecco qua. Allora, questo è il telo mare di George Pig che utilizziamo a volte anche al mare, e oggi però mi sembrava la soluzione ideale. Giù. Adesso ti prende la mamma. Uno, due, tre. Oissa. Ed ecco qua la mia Polpettina nella natura. Sì, direi che portare questo telo è stata proprio una buona idea. Mati, hai visto quanti fiorellini? Grossi. Grossi? Mm. Beh, sono margheritine, Mati. Però immagino che per lei siano grandi. Amore, ma quanto stai bene lì? Ho spostato qui il passeggino, così è tutto molto molto vicino a Polpetta. Io posso tenerla d'occhio. Vediamo, principessa dei fiorellini. Ma che bello, Mati. Margherite. Margherite, bravissima, Mati. Guardate che carine le margherite sui suoi capelli scuri. Amore. Mati, hai fame. Hai fame? Sì. Niente, lei mangerebbe costantemente. Cioè, davvero, io questa cosa non me la spiego.
Allora, qui c'è il suo unicorno, eccolo qui, trainabile. Guardate che carino. Va. Cammina? Sì. Brava Mati. Non è che lo trascina da seduta? Oh, cos'è successo Mati? Sei ribaltato? Dorme. Ah, dorme, fa la nanna adesso l'unicorno? Sì, dorme. Ah, dorme. Beh, se lei gioca qui così tranquillamente io posso anche sedermi accanto a lei e rilassarmi, forse. Fame. Ma Mati ha fame? No, forse scherzavo, non posso rilassarmi. Vieni unicorno. Vieni unicorno. Mati tutta concentrata con il suo unicorno. Cosa stai facendo? Niente. Niente stai facendo? Quando Mati dice niente c'è sempre da sospettare invece che stia combinando qualcosa di poco piacevole. Comunque questa è la tartarughina di cui vi parlavo. Così. Lo so, che tu amati, sto solo facendo vedere come funziona. Proprio carina la tua tartaruga. Questa è tortuga, ma. Sì, la tua tartaruga è bellissima, amore. Come vanno queste scarpine, Mati? Bene? Stiamo facendo due passi. Poi Mati vede i fiorellini, si ferma e basta. Però che belle che sono, amore? Allora, Mati Polpetta qui adesso si è sdraiata. Continua a dire che ha fame, vero? Sì. Sì, vuoi mangiare, Mati? Sì. Mangiamo e beviamo qualcosa adesso, dai, portati i cracker. Ho portato anche la borraccia di Peppa, Mati, abbinata al telo. Questo oggi è proprio lo zaino delle meraviglie. Cracker per la signorina. Ok, ok. Mati, ecco, cracker. Cracker. Cracker, aspetta, non riesco ad aprire neanche la confezione. Dai. Tieni, signorina. È buono questo cracker? Meno male. Ok, ci siamo sedute un attimino qui sul nostro amato sasso, così Mati può bere tranquillamente. Ecco qua. Brava Mati, sta imparando a bere anche dalle cannucce fatte così, che sono più da bimba grande, vero? E adesso un altro cracker appena finisci di bere. Polpettina. Basta? Sì, basta. No, aspetta, aspetta Mati, aspetta. Non ti rimettere giù, che poi i cracker finiscono ovunque. Aspetta, stai ferma. Guarda. Un altro bel pezzettino di cracker. Tieni. Ecco qua. Non ci posso credere, stavo sistemando le cose nello zaino e Mati è finita qui dietro, si è nascosta. E quando si nasconde la cosa non promette bene. Mati, cosa stai facendo? Io lo so che cosa sta facendo. Beh, non è niente di buono in questo momento. Mati, ma proprio adesso? Cos'è che stai facendo? Mati, dai, ma proprio adesso? Guarda che dobbiamo tornare a casa se la fai, A parte che non ho un pannolino, ma poi a prescindere. Mati, che tempismo. Stava così bene qua fuori? L'hai fatta? Sì. Vi ricordate quando vi ho detto l'ho cambiata giusto prima di uscire così siamo a posto? Ecco, no, non siamo a posto neanche per un paio d'ore fuori. Ormai Mati è grandina, dovrebbe... insomma, evitare un po' certi incidenti, ma no. Hai finito, Mati? No. So toglierti gli occhiali? Ehi, Mati, tutta concentrata, vabbè. Quando hai finito, poi andiamo a casa. Niente, qua adesso sistemo tutto e poi andiamo a casa. Devo solo aspettare che Mati abbia finito. E fine della nostra gita fuori. Vabbè, finito. Vieni qua. Vieni, Mati. Oh, issa. Allora, signorina, l'ha proprio fatta. Oh. Ma ancora, Mati? Sembrava che Mati avesse finito, ma a quanto pare no. Adesso è qui sul passeggino. Mati, è finito? No. No, niente, attendiamo. Nel frattempo rimetto tutte le cose nello zaino. Giochi. Ok, ci siamo. A quanto pare Mati ha finito per davvero questa volta. Andiamo a casa. No. Mati, dobbiamo cambiarci. Non possiamo stare in giro così. Cosa hai fatto? Niente. Non hai fatto niente, ti sei già dimenticata? Cosa hai fatto, Mati? Pacca. Ecco, dobbiamo andare a casa. Al momento non ho legato Mati perché c'erano un po' di problemi a riguardo, potete immaginare. Però se inizia a muoversi troppo a fare la monella, la mamma ti mette le cinture. No. Allora stai ferma così. Avrei preferito rimanere fuori decisamente di più, anche perché mancano un paio d'ore prima dell'arrivo del fratellino. Però fa niente, adesso torniamo a casa, facciamo le cose con calma. Comunque un po' di sole l'abbiamo preso, quindi dai, ci accontentiamo. E poi c'è quel super pannolino da cambiare. E si va. No, la casa.
No, caso, dobbiamo cambiarci, Polpetta, hai fatto un pasticcio. Vieni, Polpetta. Dai giù. No. Matti, dai. Come stamattina, come faccio a cambiarti se no? Dai. Fai, Matti. Vuoi andare fuori? Siamo appena state fuori, Matti, siamo rientrate perché l'hai fatta. Dobbiamo cambiarci. No. Sì, sì, altro che no. Oh, mamma mia, Matti. Aspetta. Aspetta, signorina. Ma ti devi stare ferma, amore. Ferma. Ferma. Ok. Ferma, Matilde. Ok. Adesso vi faccio vedere che bella salviettina che usiamo. Con il koala. Ok. Eccoci qua. A posto. Almeno pulito. Sei contenta che dopo torna fratellino? No. Come no? No. Ma Matti, stamattina è passato a prenderlo la nonna. È vero. Matti ancora con quei fiorellini in testa, le sono proprio piaciuti, devo dire. Ma chi è arrivato qua? Chi c'è? A Bubu. Bubu è seduto sulla poltroncina, seduto insomma, sdraiato sulla poltroncina dietro di te. Ma qui di fianco chi è arrivato? Bubu. Ma no, ma ti è arrivato il fratellino, no? Il piccolo Angus. Buongiorno, amore. Buongiorno, appena tornato dalla nonna. Ti sei divertito, Angus? La nonna l'ha portato al mercato. Hanno fatto un bel giretto. Ma Angus, ma quanto sei stiloso. Guardate quanto è carino vestito così, con le sue scarpine primaverili, pantaloni con le macchinine e questa maglietta di questo colore stupendo. Da quanto tempo non vedevate questo piccolino sul canale? Da un sacco di tempo. Gli sono cresciuti tanti capelli, vero? Eccola qua di profilo, guardate un po' che rocker. È la cresta, Matti. Anche Matti vuole la cresta? Sì. Racconta un po' al fratellino Matti, dov'è che siamo andate noi? Al parco. Al parco? E cosa abbiamo fatto di bello? Parco. Matti, ma è l'unica cosa che ti viene in mente da raccontargli? Parco, Matti. Sì, ma abbiamo anche raccolto i fiorellini, ce li hai ancora nei capelli. Poi abbiamo mangiato, vero? Giocato. Parco. Sì, Matti, ho capito. Adesso però ti ho cambiata, basta, sei pulita, a posto.